Ciao ragazze, bentornate sul canale. Oggi siamo qua con il video dei preferiti di luglio. Non è il solito video dei preferiti che si vede su tutti i canali, perché in realtà io ho aggiunto alcune categorie a quelle che ho trovato di solito, insomma. Le ho volute aggiungere per farlo un pochino più mio e mettere un po' quel qualcosa in più che potesse renderlo un po' più mio. Quindi questo video dei preferiti è composto da 10 categorie e ogni mese cercherò di farne uno per farmi conoscere anche un pochino di più da tutti voi, da tutti i nuovi iscritti. A proposito, io mi dimentico sempre di fare questa cosa. Mi dimentico e perdonatemi. Io ringrazio tutte le persone che si sono iscritte al canale ultimamente e tutti quelli che invece sono iscritti dall'inizio, da quando ho iniziato questo percorso, ormai un anno e mezzo fa, quasi 2 anni fa. Quindi vi ringrazio tutti quanti, spero che insomma, la varietà del canale non vi stupisca, perché alcune volte faccio ricette di cucina, alcune volte parlo di organizzazione casa, alcune volte parlo di outfit e moda, altre volte parlo di cose un po' così a vanvera, facciamo qualche vlog, vi faccio vedere le novità sulla casetta, insomma è un canale veramente molto vario, quindi se voi trattate un argomento in particolare, sicuramente rimarrete sorpresi dal trovare tanti invece argomenti in quest'unico canale. In realtà io sono fatta così, parlo di quello di cui ho voglia, faccio quello che ho voglia di fare. Nessuno mi costringe a tenere un solo argomento e sinceramente non mi va neanche. Quindi ancora grazie a tutti coloro che si sono già iscritti e invece tu che ancora non ti sei iscritto al canale, schiaccia il tastino qui sotto, quello rosso con scritto iscriviti oppure subscribe e attivate la campanella che c'è a fianco per ricevere tutte le notifiche ogni volta che caricherò un nuovo video. A proposito dei video, informazioni di servizio, per il mese di agosto e settembre uscirà un solo video a settimana, non due, uno. Un solo video a settimana perché ragazzi sto correndo come una pazza e mi manca proprio materialmente il tempo di girare e poi di montare i video. Perché voi è vero che vedete un video di pochi minuti, ma in realtà c'è tanto girato dietro che poi viene nel montaggio, viene tagliato, risistemato, ci vogliono anche delle ore per montare un video, per aggiungere la musica, aggiungere i testi dove necessario, aggiungere il parlato dove necessario, e quindi c'è un lavorone dietro che in questo momento io non ho il tempo materiale di fare. Quindi ho deciso per questi 2 mesi, agosto e settembre, in cui sarò impegnata con la campagna scuola, di comunque mandare online solo un video a settimana, perché perlomeno sono sicura che almeno quello riesco nel giro di qualche giorno a girarlo e montarlo, insomma, editarlo e tutto quanto. E quindi niente, detto questo, iniziamo. Il primo preferito è un prodotto per la casa ed è esattamente questo, ve lo faccio vedere direttamente senza aggiungere immagini, è lo Chantecler Vert, sgrassatore ecodetergente ipoallergenico, profumato con oli essenziali, 100% attivi di origine vegetale, completamente biodegradabili da fonti rinnovabili. Io sto utilizzando questo praticamente da 2 mesi. Forse 3, continuativamente, praticamente lo utilizzo per tutto, lo utilizzo per tutti i piani della cucina, lo utilizzo per pulire la cucina, lo utilizzo aggiunto ai piatti quando ad esempio mangiamo pesce oppure mangiamo uova, che di solito lasciano un po' di puzza nei bicchieri, nei piatti, insomma non mi piace, e quindi ne aggiungo un goccino anche al detersivo dei piatti. Lo utilizzo spesso quando siamo alla casetta anche oltre che per pulire sempre le superfici del piano di lavoro, il tavolo, eccetera, lo utilizzo anche per pulire il bagno. Insomma, tutto quello che mi viene in mente di fare con questo lo faccio, anche perché essendo un ecodetergente mi sento un pochino meno in colpa rispetto a utilizzare un detergente, uno sgrassatore, un detergente qualunque.
Categoria numero 2 è il prodotto per la detergenza del corpo. Ho scelto di farvi vedere questi qua che sono shampoo e maschera. Sono della linea Tricobio, che è una nuova linea di erboristica di Atenas. Io ho utilizzato prima la linea riparatrice col tappo verde, che è una roba stupenda, però in questo momento sto utilizzando questo qua che è lo shampoo liscio assoluto. Vediamo se riesco a farvelo inquadrare. Liscio assoluto è uno shampoo disciplinante in abbinamento alla maschera. Questi qui, ragazzi, sono qualcosa di stupendo. Hanno un prodotto assolutamente basso per essere una linea professional, come effettivamente è. Sono delle linee per salone di bellezza che in realtà noi vendiamo a un prezzo assolutamente concorrenziale, perché uno shampoo professionale a 6,90 € non mi pare che lo trovate da nessun'altra parte. Lavano benissimo, si sciacquano subito, non lasciano il capello appesantito, ma soprattutto lo nutrono già con lo shampoo, perché già quando io risciacquo lo shampoo il capello è morbidissimo. Dopodiché, quando vado a mettere la maschera o il balsamo di una qualsiasi di queste linee, mi nutre il capello e me lo lascia liscio, liscio, districato e assolutamente morbidissimo. Quindi, per chi non la conosce, andatela a cercare oppure semplicemente collegatevi al nostro sito. Credo di riuscire stasera stessa a caricarlo. E quindi, ragazzi, provateli perché sono assolutamente stupendi. La terza categoria è un prodotto per corpo, viso o capelli, qualcosa che viene dopo lo shampoo, dopo lo shampoo, dopo essersi lavati. Io ho scelto questo qua, che è il 100% aloe vera biologica in spray. Quando utilizzo questo prodotto qui, questo lo utilizzo quando esco dalla doccia, perché in piena estate con 40 gradi all'ombra non ho nessunissima voglia di mettermi la crema. Prima di tutto perché non ho il tempo, sono sempre di corsa, abbiamo sempre da fare, quindi non ho il tempo di stare lì a incremarmi. Seconda cosa, la crema mi fa sudare, quindi non ce la posso fare. Allora prendo il mio aloe in spray, il mio aloe in spray e lo spruzzo su tutto il corpo. Praticamente fa lo stesso effetto di una crema perché è molto idratante, ma nello stesso tempo mi rinfresca e non vi tengo nascosto che molto spesso lo spruzzo anche in faccia per evitare di mettermi la crema. Io con questo prodotto sono rinata perché in tutta l'estate, anche dopo essere tornata dal mare, quindi dopo la doccia, quando avrei dovuto mettere un doposole, in realtà vado a spruzzare questo, io sto da Dio, ragazzi. La bronzatura tiene, non, con lo sfregamento non rischio di portarmi via la bronzatura e oltretutto non mi fa sudare, quindi mi idrata e mi tiene bella fresca ed è un trucchetto che vi consiglio. Quarta categoria è il prodotto make-up del mese e vi faccio vedere questo. Questo è un semplicissimo correttore. Per rendervi l'idea, è il correttore 03 di Alchemilla. Io questo correttore lo sto super adorando, ma non perché ho tanti brufoli quindi devo andare a correggerli, semplicemente perché col caldo che fa io non sto a mettermi il fondotinta. Allora vi spiego. Nonostante io metta la crema solare, la crema viso con dentro la protezione solare tutte le mattine, la mia pelle si macchia tantissimo, soprattutto in faccia, soprattutto dopo le gravidanze. Quindi io quando voglio apparire un pochino più decente, insomma, se sono a casa, se sono al mare non me ne frega niente, ok? Però se devo stare in negozio o devo comunque uscire, mi piace rendermi un pochino più accettabile, o se devo girare dei video come in questo caso. Quindi io cosa vado ad utilizzare? Semplicemente il correttore dell'Alchemilla. Ho trovato che il numero 03, che è questo qui che sto adorando, ha esattamente il colorito che ho preso io con la bronzatura. Perché sì, sono bianca, sembro bianchissima perché ho anche la luce sparaflesciata in faccia,
Però in realtà un pochino di abbronzatura l'ho presa e quindi quello che utilizzo di solito, cioè lo 02, è diventato troppo bianco, sembravo Casper il fantasmino, e quindi ho trovato quest'altro che invece ha esattamente il mio colorito, quindi va a coprirmi le macchie troppo scure e riporta il mio colorito uniforme, il mio colorito a un colore accettabile che non sia troppo distante da quello del resto del corpo, quindi super adorato. Poi naturalmente dopo di questo vado comunque ad applicare un pochino di fard, il mascara, matita sopracciglia, insomma tutto quello che devo mettere. Comunque questo è un assoluto preferito di luglio. Categoria numero 5, questa forse è quella un pochino più particolare da farvi vedere, ed è una borsa che mi ha regalato mio marito per il nostro anniversario ed è la borsa di Valentino, ma non Valentino Garavani, e non vi spaventate. Perché sì, mi ama tantissimo, ma 600 euro, 800 euro per una borsetta, anche no. Ci esce un bel weekend di ferie con quel tanto. Però è una borsina di Mario Valentino, che è comunque uno stilista emergente e fa delle cose veramente troppo carine. Io ho visto questa borsettina tracolla, piccola, ma neanche troppo, perché comunque ci riesco a far stare tranquillamente portafoglio, cellulare, fazzolettini, salviette. Bustina di medicinali di emergenza, insomma ci sta un bel po' di roba. Mi è piaciuta un sacco, quindi niente, io molto spudoratamente gliel'ho chiesta e lui per il nostro anniversario, che era il 1° di luglio, me l'ha comprata. È fatta così: all'interno ha la cernierina, ha una taschina con la cerniera sempre, questa si chiude. Stessa categoria che mi sono inventata di sana pianta è l'outfit preferito del mese. Quello del mese di luglio è esattamente quello che sto indossando adesso, questo vestitino della Desigual che ho comprato ben 2 anni fa con i saldi, quindi l'avevo pagato il 50% e non avevo mai messo. Quest'anno, quando ho fatto poi il cambio di stagione dalla roba invernale alla roba estiva, l'ho ritrovato nel fondo dell'armadio con ancora l'etichetta attaccata. E siccome non è da me questa cosa, perché io non compro le cose per tenerle all'interno dell'armadio stipate, mi sono detta: benissimo, Isa, cosa decidi di fare? Lo utilizzi o lo dai via? Perché così non va bene. Allora, io questo vestitino non l'avevo mai messo perché segna un pochino le mie curve. Adesso ve lo faccio vedere. Ecco, mette un tantino in evidenza le mie curve, però siccome io sono una persona che mangia tutti i giorni, fortunatamente, sono anche una mamma di 2 bambine, sono una persona normale, ho le curve come tante donne, ho deciso di strasbattermene di questa cosa e di utilizzare comunque questo vestitino, anche perché mi piace un sacco, è fresco, è morbido. Mi dispiaceva darlo via senza averlo mai utilizzato e quindi ho deciso di fregarmene, nonostante mi segnasse un tantino la pancetta. Però, ragazzi, questi sono i segni della seconda gravidanza. D'altronde ho sfornato una bambina di più di 4 kg, per la precisione 4,350 kg. E quindi diciamo che i muscoli del mio addome hanno sofferto un tantino e questi sono gli strascichi, purtroppo neanche quelli addominali vanno via. Niente, quindi questo è l'outfit che sto preferendo, l'ho utilizzato già diverse volte. Mi piace metterlo semplicemente con questi orecchini molto semplici, abbinati. E oltretutto la capigliatura che utilizzo maggiormente è esattamente questa, cioè la pettinatura molto fashion è esattamente questa. Mi vedete senza la frangetta perché non sto sopportando il caldo che c'è qua in Sardegna, si muore. E quindi niente, non sopporto capelli in faccia, tiro su tutto con il gel d'aloe vera perché io non utilizzo gel chimici, quindi uso quello. E niente, faccio la coda alta sperando di non sudare troppo, nonostante questo, come vedete, le goccioline compaiono. La settima categoria è quella del film o della serie TV preferita. Allora, ho visto tanti film in quest'ultimo periodo, tanti.
Ne ho visto qualcuno, non esageriamo, soprattutto su Prime Video, che è la nuova applicazione fornita da Amazon, in cui chi ha Amazon Prime, ce la faccio a parlare oggi. Chi ha Amazon Prime può accedere a questo servizio che si chiama Prime Video. Hanno fatto anche Prime Music, Prime Library, insomma, varie ed eventuali. E comunque in Prime Video ho trovato, oltre che diversi cartoni da far vedere alle bambine, quelle assolutamente immancabili, ma soprattutto ho trovato anche dei film molto molto belli da poter vedere io. E io quando è che ho il tempo materiale di vedere il film? Esattamente quando sto stirando. Ebbene sì, quando io sono lì con la mia asse da stiro e con il ferro da stiro in mano, mi accendo il tablet e riesco a vedermi un film, perché altrimenti sarebbe impossibile. Quindi mi sono imbattuta proprio all'inizio di luglio in un film bellissimo che adesso vado a farvi vedere. Se trovo l'immagine ve la metto. Il film in questione si chiama Changeling ed è un film diretto da Clint Eastwood con il premio Oscar Angelina Jolie e il candidato al premio Oscar John Malkovich. Quindi un bel cast e anche un bellissimo film, mi è piaciuto molto. Parla di questa donna lavoratrice single degli anni, mi pare 30 o 40, oddio, in questo momento mi sfugge. Che un giorno va a lavorare e quando torna non trova più suo figlio a casa. Suo figlio viene scambiato con un altro bambino. Non vi sto a raccontare la fine perché io vi consiglio vivamente, soprattutto se vi piace il genere, di andare a vederlo. Angelina Jolie è in una veste veramente in cui io non l'avevo mai vista. L'avevo sempre vista in film dove Angelina faceva la femme fatale, in cui era la super bonazza di turno, e tutti la volevano e tutti la desideravano, e invece in questo film ha veramente tutto un altro ruolo. È molto toccante, mi è piaciuto veramente tantissimo. È un film che mi ha lasciato il segno, era da tanto che non mi capitava. E non sono tantissimi i film che lo fanno. Quindi, se avete la possibilità, andatelo a vedere perché ve lo straconsiglio veramente. Poi andiamo all'altra categoria. Allora, siamo all'ottava. Il piatto o la ricetta preferita? Quindi, luglio caldo, assoluto caldo, non si accendono i fornelli. Non è vero, io li ho accesi comunque i fornelli. Però vi dico la verità, il piatto che ho preparato maggiormente, a parte la classica pasta in mille modi, perché quella ormai è una cosa che non può mancare, insomma. Se non la cucino un giorno, la cucino necessariamente il giorno dopo, anche perché Matilde è una grande mangiona di pasta, Gian Giacomo è un gran mangione di pasta, a noi comunque piace tantissimo. Comunque, pasta a parte, il piatto, la cosa che ho preparato maggiormente sono le focacce farcite. Ebbene sì, proprio quelle dell'Eurospin, mi rendo conto di averle utilizzate tantissimo. Semplicemente con o il salmone e l'avocado, come vi ho fatto vedere nel video della un'idea per una cena estiva, sia invece con pomodoro e mozzarella all'interno, sia con affettati e insalata oppure pomodorini rucola grana. Insomma, si può fare in mille modi, si può utilizzare esattamente come una pizza normale, quindi farla con le verdure grigliate, con tutto quello che vi pare e vi piace. Ed è una cosa che può essere mangiata sia a casa, sia fuori, sia tagliata a spicchietti e utilizzata per un buffet freddo. È una cosa che noi abbiamo mangiato tanto, tanto, tantissimo. È come qualcuno mi ha detto: sì, ma devi comunque accendere il forno. Sì, ma quando tu la tiri fuori mezz'ora prima e gli dai giusto quei 5 minuti di forno per renderla leggermente croccantina sopra, non è mai come fare mezz'ora di cottura a una teglia di pasta al forno, piuttosto che un'ora di cottura a delle costiglie di maiale. Insomma, 5 minuti di forno sono facili da fare. Categoria numero 9,
Io ho aggiunto il momento preferito del mese. Il momento preferito del mese di luglio è stata la prima notte alla casetta, che infatti è stata la notte fra il 30 giugno e il 1 luglio. Anche di questo momento ho fatto un vlog che vi lascio linkato. È stato un momento specialissimo per noi perché dopo tanti mesi di attese, di preparativi, di pulizie, di sistemazioni, siamo riusciti finalmente a fare la nostra prima notte alla casetta e quindi eravamo super felici. Come non so se ve l'ho raccontato nel vlog, comunque le bambine erano super entusiaste, non hanno dormito fino a mezzanotte passata, infatti noi eravamo distrutti. Perché arrivavamo da una giornata intensa di lavoro e quindi non vedevamo l'ora di andarcene a letto, loro continuavano a saltare, a giocare, insomma, è stato anche abbastanza esilarante il momento. E la prima giornata lì è stata veramente bellissima, quindi se non l'avete visto andate a vedervi il vlog e vedrete quei bei momenti anche voi. La decima categoria che ho voluto inserire invece riguarda un aforisma oppure la frase preferita del mese e io me ne sono salvata una che mi è piaciuta tanto, tanto, tantissimo. La frase è questa: per essere grandi bisogna prima di tutto saper essere piccoli. L'umiltà è la base di ogni vera grandezza. Papa Francesco. Il video termina qui, io spero di avervi tenuto compagnia per un po', vi ricordo di iscrivervi e di mettere qualche mi piace se vi è piaciuto il video, vi mando un grande bacio e ci vediamo la settimana prossima. Ciao ragazzi!